Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Queste le principali notizie di oggi. Valdagno, anziana investita in strada, muore 24 ore dopo il ricovero in rianimazione a Vicenza. Seconda vittima in un anno nello stesso luogo a Novale, ancora una volta una persona anziana a venire investita e uccisa da un'auto. Claudia Visconzi, ottantenne valdagnese, espirata dopo la corsa in codice rosso e la terapia intensiva. Troppo gravi per lei i traumi riportati nell'incidente. Indagata per omicidio stradale, una 75enne concittadina della vittima. Bassano del Grappa, oggi l'ultimo volo di Giangio, parapendista morto per un malore dopo l'atterraggio. Gianluca Soncin, padovano, trasferitosi a Borso del Grappa in virtù della sua passione per il volo libero, è mancato domenica all'ospedale di Treviso, dove era stato ricoverato in seguito ad un probabile infarto. Nessuna correlazione con il lancio in parapendio precedente concluso con successo. Oggi una folla di gente l'ha salutato a Ponte San Nicolò. Pagina dell'Eco Nazionale, dall'estero, il lupo a rischio caccia se l'Unione Europea abbasserà lo status di protezione. Applauso dell'Italia, ira degli ambientalisti. C'è apprensione per la sorte di questo splendido mammifero che rischia di passare da specie strettamente protetta a protetta, dando il via libera alla ripresa della caccia. Covid, variante di Natale, feste a rischio per 1 milione di italiani. Feste di Natale a rischio per milioni di italiani alle prese con influenza e Covid. A lanciare l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Unione dice sì al patto di stabilità. Meloni, migliorativo rispetto al passato. Ira delle opposizioni. Intesa raggiunta in Europa sul patto di stabilità. La presidenza spagnola di turno del Consiglio UE ha definito un traguardo storico l'accordo sul nuovo quadro di governance economica che garantisce stabilità e crescita con regole che sono equilibrate, realistiche e pronte per le sfide presenti e future. Sport Coppa Italia, l'Inter è fuori agli ottavi, a San Siro passa il Bologna. La Coppa Italia ha fatto la sua seconda vittima illustre dopo il Napoli eliminato dal Frosinone, l'Inter abbandona la competizione. I nerazzurri cadono a San Siro sotto i colpi del Bologna, 2 per la precisione. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, a domani.